Secondo la leggenda, furono i greci a darle per primi il nome di Callistes, la più bella. Toponimo confermato dall'epiteto francese attuale Île de Beauté, l'isola della bellezza. Da nord a sud, attorno alle coste e nell'entroterra, la Corsica è effettivamente una delle più affascinanti isole del Mediterraneo. Possiede la delicatezza delle acque cristalline e la durezza delle montagne rocciose, il tepore del sole mediterraneo e la neve fino a primavera, i profumi inebrianti di salsedine e aspri dei vigneti e pungenti dei boschi di pino. Lo chiamano montagna nel mare, questo continente in miniatura. Vette che superano i 2000 metri di altitudine, racchiusi entro oltre 1000 km di litorale frastagliato. Due terzi del suo territorio appartengono al Parco Naturale Regionale, dove l'unicità e la fragilità di alcune specie di flora e fauna sono salvaguardate da un'innata vocazione dei suoi abitanti alla natura. E fra i suoi abitanti impossibile non menzionare la più illustre figura del passato, colui che fondò il primo impero francese, Napoleone Bonaparte, che nacque ad Ajaccio nel 1769, appena un anno dopo il passaggio dell'isola dalla Repubblica di Genova alla Francia col Trattato di Versailles. Il nostro viaggio per luoghi, sapori e tradizioni dell'isola francese comincia dalla città più meridionale della Francia metropolitana, a soli 12 km dalla Sardegna, Bonifacio, inerpicata tra vertiginosi strapiombi sull'acqua e coste frastagliate assai suggestive, culminanti nelle bocche. Gioiello d'arte e di cultura, Bonifacio possiede il porto, oggi per lo più turistico, più trafficato dell'isola fin dall'antichità. Da questo fiordo approdarono, oltre a greci e romani, toscani, liguri, aragonesi, turchi e francesi, attratti dalla posizione geografica strategica e dalle preziose virtù dell'isola. Tra viottoli lastricati ed eleganti piazze ci addentriamo nella città vecchia. Come fotografie d'epoca perfettamente conservate si mostrano a noi la chiesa di Santa Maria Maggiore nel cuore del paese, Porta Genova, antico accesso alla città fortificata, il bastione dello Stendardo e la chiesa di San Domenico, straordinaria costruzione in stile gotico. Abbandoniamo l'estremo sud dell'isola per raggiungere un'altra meravigliosa cittadina, poco più a nord-est, è Porto Vecchio, grazioso borgo di mare famoso per le sue spiagge ampie e perlate, come la Palombaggia, con la sua sabbia finissima e l'acqua azzurra e limpida, o la spiaggia di Santa Lucia nel cuore del Golfo di Pinarello, delimitata da una profumata foresta di pini marittimi e un'ampia distesa di ulivi lungo le sponde del fiume Rivière. Imponenti guglie di granito rosa si impongono al nostro sguardo. È il Colle di Bavella, alto più di 1200 metri, da cui la vista mozzafiato sulle pareti rocciose della costa regala scorci di intensa meraviglia. Attraversiamo l'isola verso occidente fino a incontrare la cittadina di Sartène, da un lato un massiccio montuoso lungo la valle di Rizzanese, dall'altro il golfo di Valinco. In mezzo vaste campagne coltivate a vitigni che donano ogni anno il pregiato Vermentino à Hoc della Corsica. Giallo paglierino, aromi floreali e un gusto equilibrato sono le rinomate caratteristiche di questo prezioso nettare tra i migliori del Mediterraneo. Cantina d'eccellenza è il Demain Separal, nel cuore della vallata dell'Ortolo. Qui il suolo, costituito da sabbie granitiche, complice un microclima caratterizzato da piogge che rinfrescano la terra e vento che asciuga i vitigni, conferiscono al territorio e al vino qualità originali e d'eccezione. Restiamo nella costa occidentale e continuiamo a salire lungo i pendii e le sinuose valli che ospitano anche qui i rigogliosi vigneti produttori del Vermentino à Hoc.
Siamo ad Ajaccio, la città capoluogo della regione Corsica dal 1975 e del Dipartimento della Corsica del Sud dal 1976, punto nevralgico della politica isolana e soprattutto città natale di Napoleone. Ogni via o piazza all'interno di Ajaccio ci parla di lui. In Corso Napoleone vi è la casa museo a lui intitolata, ex abitazione dell'imperatore francese, sparse qua e là diverse statue rappresentanti la sua figura, come nella centralissima piazza del Diamante e la cattedrale di Nostra Signora della Misericordia, dove Napoleone ricevette il battesimo. Passeggiando lungo il litorale si impongono allo sguardo un'alta torre medievale e una bassa cinta muraria intorno, ancora ben conservata e affacciata sul mare cristallino. È la cittadella, con il suo molo occupato da barche a riposo da cui si gode una vista tra le più romantiche della città. Da qui è possibile raggiungere le quattro isole sanguinarie, a pochi chilometri dalla costa. Un castello sulla punta estrema dell'isolotto più grande è un paradiso incontaminato dove le rocce e le acque infuocate al tramonto regalano emozionanti suggestioni ai visitatori. Lasciamo indietro Ajaccio, restando nella costa ovest, e ci lasciamo travolgere da uno spettacolare agglomerato di falesie di granito rosso e colate di lava nera che si gettano a strapiombo tra le acque trasparenti, dando vita ad uno degli scenari più mozzafiato dell'intera isola. Ci troviamo a metà strada tra Piana e Porto, davanti alle caratteristiche rocce della Calanche, create, secondo una leggenda diffusa, dal diavolo in persona. Riconosciute come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, evocano talvolta, complice un pizzico di fantasia, forme ben distinte, come la testa di un cane, un cuore o un vescovo. Porto possiede inoltre l'unica torre genovese rimasta sul territorio a sentinella del mare. Voltiamo le spalle alla costa occidentale, allo scroscio delle sue acque sotto i faraglioni, accanto alle sue spiagge color perla, per addentrarci nell'isola. Corte, situata quasi al centro della Corsica, con l'università e il Parlamento, Corte rappresenta oggi il simbolo della cultura e della indipendenza corsa, e di questo la città rende omaggio con diversi monumenti all'indipendentista Pasquale Paoli. Cittadina fresca e vitale per via dei numerosi studenti, in realtà conserva intatte le caratteristiche architettoniche dell'antico borgo. In cima a uno sperone roccioso si eleva fiera la cittadella fortificata che dall'alto osserva la parte nuova e la confluenza dei fiumi Tavignano e Restonica nelle due valli ai piedi degli imponenti profili montuosi. Adagiata tra lunghe spiagge bianchissime, ampie vallate e imponenti massicci, nella costa nord-occidentale della Balagna troviamo Calvi, piccola cittadina dalle duplici meraviglie, la cittadella edificata nella parte alta, che vanta la presenza di pregevoli monumenti tra cui la casa di Cristoforo Colombo, e la marina, estesa nella Calvi bassa, che custodisce la tomba dell'esploratore genovese. Poco più a nord, seguendo la costa, raggiungiamo l'Isola Rossa. Un tempo chiamata Paolina in onore del suo fondatore Paoli, oggi la bella cittadina sul mare deve il suo nome al colore che caratterizza le rocce della zona, pennellate sanguigne accanto al turchese delle acque circostanti. Come quelle ammirate dalla spiaggia di Lozarì, accanto all'Isola Rossa, ampio litorale di sabbia bianchissima, o dai graziosi comuni di Corbara e Pigna, specie nella panoramica verso il borgo medievale di Sant'Antonino.
Ultima tappa del nostro viaggio è Bastia, capitale dell'economia isolana, seconda città a nord-est della Corsica. Antica guardiana dello stretto toscano, è forse la città più italiana dell'isola e certamente quella meno simile alle sue conterranee. Qui si ergono maestose la torre di Miomo, alta più di 12 metri e ancora ben conservata, e la torre di Erbalunga, su un piccolo sperone di roccia nell'omonima marina. Entrambe genovesi costituirono punti nevralgici durante gli scontri del XV secolo. All'estremità settentrionale del cosiddetto Dito di Dio è Macinaggio, un paesino di marinai e pescatori arroccato su un colle roccioso che dirada fino al suo porto. Ma il punto più incantevole del promontorio è senza dubbio l'area del Mulino Mattei, con la vista verso le sinuose montagne che calano sul mare, e un delizioso isolotto oggi disabitato ma provvisto di torre di guardia e faro, Giraglia, che dà il nome alla regata da Capraia al Capo Corso. Di prestigiosi mulini a vento e ad acqua è ricco il paesino di Morsiglia, un centinaio di abitanti o poco più dediti alla viticoltura tra le valli in discesa sul mare. Da un lato il Tirreno, dall'altro il Mediterraneo e il deserto de Zagriat, lembo di terra misteriosa e ostile con montagne desertiche e selvagge. Al centro il colle di Teghim con il suo caratteristico monumento ai soldati marocchini. Ma il nord dell'isola non è solo un'ambita meta turistica per via delle spiagge sabbiose e dei ciottoli caratteristici. I suoi visitatori hanno l'opportunità in questo territorio di osservare scenari naturalistici di grande fascino, tra ambienti selvaggi e incontaminati, alte montagne, boschi e meravigliosi esempi di macchia mediterranea. Come nel Dito di Dio, dove protagonista dei campi e delle valli è ancora una volta il vermentino, vitigno tanto diffuso nell'isola da rappresentare il 17% delle sue terre, tanto apprezzato da richiamare l'attenzione di un numero sempre crescente di turisti attratti dai calici corsi. Tanto degno di nota da essere entrato a far parte del progetto Vertur Mer, salvaguardia e valorizzazione del territorio terroir del Vermentino, del piano operativo Italia-Francia Marittimo, finanziato dalla Comunità Europea. È un progetto di valorizzazione del vino e del relativo territorio, nell'ottica della promozione enogastronomica delle terre dove il vitigno è storicamente presente. Partner corsi del Vertur Mer sono la Camera dell'Agricoltura della Regione Corsica e la Camera dell'Agricoltura Dipartimento Alta Corsica, da sempre in prima linea per la valorizzazione dei propri prodotti, come questo delicato vino bianco, detto anche Malvasia de Corse. Il nostro percorso lungo la affascinante isola francese, ma anche un po' italiana, termina qui. Sulla punta dell'estremo nord, un memorabile viaggio attraverso la storia, la natura, i profumi e le emozioni che questa superba terra è in grado di suscitare.